Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù e buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, si sono lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Il Regno dei Cieli è vicino. Questo annuncio avrebbero dovuto predicare i discepoli mandati da Gesù, dopo aver ricevuto da Lui potere sugli spiriti impuri. Oggi mi stringerò a te, o Gesù, che sei vivo in me, e anch'io proclamerò che il tuo regno è vicino. E lo farò sorridendo a chi mi rende difficile la vita, portando a termine un servizio pesante, visitando una persona che soffre, o altre cose che tu, Signore, mi ispirerai. Signore Gesù Cristo, noi ti accogliamo come nostro Re e vogliamo che tu venga a regnare pienamente nei nostri cuori. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore Gesù. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi defunti, la macchina, il posto di lavoro. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti. Ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi e imprima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi e imprima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. E nel nome dello Spirito Santo, comunichi e imprima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato dall'infermità spirituale e corporale. E arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione, beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente il Padre, e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa, e la sua misericordia per noi. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore, e ti dice: anima cara, la tela della tua vita è tutta intessuta della mia misericordia, perciò fidati di me e non temere di nulla. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiate sempre Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi.